Blaziken all'8, impossibile da trovare. Eccoci qua, finalmente, dai. Vediamo adesso se fai cacare. 40 HP è già una merda, te lo posso assicurare. Un po' una monnezza. Un po' una monnezza, è lento in culo. Vediamo quanto prende in spase. Prende più 3. Cioè tipo, vedi pure qua che non lo fai l'elite. Lo fai per forza, c'hai 3 livelli in più. Mo se non mi desserei Quazza sarei contento. Oh, ottimo il buff allo spa. Oh, vedi? E Sdrongo. Vediamo, TM78. Sketch. Bella questa questione, ragazzi. Però vabbè, gliela daremo dopo perché per ora non serve. Ah, lui con download e fa Dark Pulse, vabbè. Ah, e che poi vedi, sono un coglione perché potevo fare sketch su Dark Pulse, in effetti. Poteva essere una giocata, non ci ho pensato. Qua, chiaramente, Fiery Dance. Dai. Fiji Berry. E si va. Petrona. Sandstream. Già siamo in uno psicodramma. Fiery Dance, che però ci dà un bonus allo spa. Aggron. Fiery Dance. Ah, mi ha inculato la Fiji Berry, ho capito. Fai Mach Punch. Vabbè, ma ragazzi, però, ma che cazzo sto vedendo? Che ha fatto lui? Dynamic Punch, ha missato. E andiamo così! Geniale, cazzo! Dai, ottimo. E mo? Togli Mac. Sì, c'hai ragione. Dai, ci. Trasta il Borgan. E vai, rivala. Già vedo un Fiery Dance super efficace, ci piace. E il cutter è finita, e invece. Gonna catch em all, assolutamente, letteralmente, bravo. Vedi. Ragazzi. Mamma. Quel pluck super efficace è terribile, eh. Mo facciamo questo deficiente. Il problema è che senza cure. Mazza quanto è scesa lentamente la salute qua, eh. Minchia. Judgment. La migliore da... Ho capito, ma stavo leggendo la chat. Ti immagini che Audino resiste? Non ho proprio visto. Ma infatti mo troviamo Sacred Sword e non c'è problema. Ma ragazzi, qualcosa che non sia sbroccato?
Razor Shell. Direi proprio di no. Ah, Gigalith, questo prima era... non te lo posso dire. Ah, ok, è morto. Cioè, che non sia setup, ovviamente. Aura Sfera è più forte. Sì, probabilmente. Ma più che altro è che non missa. Però scusa, Secret Sword non c'ha pure la questione... Ma no, ma guarda, comunque, Nick, ripeto, secondo me non c'era questa roba qua. Ma pure se ci fosse, alla fine, sti cazzi, Pokémon selvatici... Questo era più veloce? No. Via. Lui l'abbiamo già visto? Via. Esatto, lui, la questione è che fa il danno fisico. Qualcuno che non abbia Fusion Bolt è possibile trovarlo, secondo me. Qua l'ho già vista. E dai la Roast Berry. Se proprio devi dare qualcosa, è prima il Born. Quindi ti risolve in parte i tank speciali. Sì. E qua, ragazzi, qua vai di Fiery Dance e ti buffi come se non ci fosse un domani. O almeno ci provi. Bello questo buff di Spa. Allora, questo prima ci ha dato dei problemi, per ora siamo a più 2. Benissimo. Benissimo. Benissimo, dai. Ottavo re di Roma, ovvero mio padre Ciro Immobile. Ma guarda, stessa a Roma. Sì, sì, no, ma io sono d'accordo con te, infatti. Cioè, per, cioè la, lo, tristemente lo Spa è quello che è. Vedi, per esempio? Gyroball, chiaramente no. Vedi, questo senza Nasty Plot, vedi che non lo superavi, eh? O dovevi usare una cura? Qua senza Nasty Plot era cura buttata. Questa l'ho battuta. E sarà più forte, mo, questa a sinistra o quella a destra? Buh! Oh, attack plus, dai. Godo. Tanto è impossibile che muoio. Ma che poi, Waze, ti posso fare una domanda? Te l'ho chiesto prima, ma non ho mai risposto. Io mi sbaglio, non è la prima volta che lasci il follow? O c'hai un ragazzo che in verità semplicemente si chiama solo molto simile a te? Eh sì, come prima, no? Questi c'erano, erano uguali gli sprite. Erano gli stessi omini di prima, solo che adesso c'è l'elite dietro. No, è la prima. E allora ti giuro c'era un ragazzo fra che... Mo' io non mi ricordo come si chiamava preciso, perché non me lo ricordo, ma c'aveva un nome che era tipo uguale al tuo. Ti giuro. Via. Via. Però mi sa che hanno abbassato un po' il livello di questi. O mi sbaglio io? Segna assolutamente Special Defense Plus 2 volte. Ma stai giocando? Questo ha resistito a Extra Senso con 228 di Spa? Eh?
posso fargli Fairy Dance, che già la situazione qua la vedo tragica. Via. Dici tu un blur? Sì, quel tipo mi copi. Allora, sei tu che sei troppo forte e non puoi morire davanti. È quello, sì, probabile. Ho trovato tre berry che ti fanno Weekend Sapphire, per inciso. Senti, vai così. Ottimo. Ottimo. E ragazzi, mamma mia, se devo godere. Un culo a voi che me la cuffate in chat se godo. Mamma mia, che item di merda però. Solo che ora te li hanno. È quello il discorso. Ma più che altro è tragico, sai che cosa? Non tanto questo, ma il dungeon da Rudy, che è tragico, perché ti toglie veramente tanti item che ti servono come il pane all'inizio. Ma tu arrivi senza item perché ancora li devi trovare. Arrivi lì e me li dici, ah no, devi per forza passare alla sinistra. Però per fare tutto il giro c'è 64 allenatori senza item. Boh, io non... c'è qualcosa che a me mi puzza, sinceramente. Quindi... non lo so. Non so del tutto convinto, onestamente, che questo sia un bilanciamento efficace ai tantissimi problemi della Kaizo. Però sarò io, ripeto, magari che... Mamma mia, se devo godere. Fai judgment per i pipì. Ah. Mamma. Ma com'è possibile, scusami? Vabbè ragazzi, ma che sto vedendo? Ma che scammata è? Quello è diventato tosto, specie se hai mon storti da cambiare in grotta. Sì, esatto. Sandstorm, che due coglioni. Ti prego, sciottalo. No, non lo sciotti. Quanti Pokémon ha questo? Ah, due. Allora. E qua devi curare. Vediamo un attimo che roba ci abbiamo. Pozione chiaramente inutile. Mi sa che ci avevamo una Fresh Water, esatto, un Energy Root. Bacche non mi pare di averne. Yapapa. Allora, noi eravamo hard, quindi Yapapa will conclude Sloane, il mid Gentile or Asti Pokémon. Ok, buono. Ah, intanto fai così. E Sdrongo. Qua l'idea sarebbe curare, ma... Contro chi? Allora, mo vediamo lui il primo Pokémon che c'ha. Raise speed in a pinch. Ti dirò, non è malvagio. Blissy. Fai Nasty Plot per forza, se no non lo superi. Fai Nasty Plot e ti tiri una Fresh Water.
Se lui reinsiste con Nightblade, fai anche un nasty plot. Perfetto. Judgment. Ora lui tanto curerà, quindi noi useremo questa pozione. E Judgment. Quello ha resistito con 375 di spa, eh. Cioè, nel senso... Boh. Ah, ho capito. E ragazzi, è impossibile per me attaccare. Ti sei preparato la giocata con la Barry? Per questo momento. Dai, via. Eccoci qua, ragazzi, Tiranitar. Che però... Ah. Ma ragazzi... Ma ragazzi, ma ragazzi, ma ragazzi! Ah, tutto sto pippone e poi fa Drain Punch. Ma vaffanculo, va. Ah. Ma perché Judgment gli fa più danno? Non capisco. Ragazzi, niente. Tutti i pippi finiti. Vaffanculo. Alla fine non era la fine, perché grazie a Dio era un deficiente, però mortacci sua uguale. Ce l'ho pure nel Elisir Max, mi pare. Peraltro. Dovrei avercelo. Manco, c'ho il Max Etere, che è ancora peggio. Ah, però c'è anche il Max Elisir. Alle brutte. Qua devi fare extra senso per i pp. È perché non potevo usare gli extra senso, eh. Tick fat, per forza. Sì, sì, per forza. C'aveva una dei due. Abbiamo rischiato. Sì, poteva essere uno psicodramma. Hai ragione. Ecco qua, ragazzi, è un problema. Mamma mia, se devo godere. Lumberry. Un classico di mettere Lumberry su lei. Allora, alla fine a pp... Ci siamo, eh. Perché già che c'hai 6 Fiery Dance, stai a posto. Nel senso, cioè tu idealmente puoi fare una Fiery Dance su ognuno. Shiftry. Un Nasty Plot te lo fai comunque sia. Anche due te ne fai. Ora lui cambia mossa. Torment, ragazzi, che cos'è che fa? Non posso usare due volte la stessa mossa o sbaglio? Perché in quel caso è uno psicodramma. Vice Grip. Beh, direi proprio di no, eh. Icicle Crash, Judgment. Stoutland l'abbiamo sempre shottato. Mo a più 5 direi che è inevitabile che muoia. Ah, esatto, non posso usare due mosse di fila. Lumberry ce l'abbiamo volendo. L'abbiamo messa apposta per questa situazione. Fiery Dance. Eh sì, ma infatti io l'ho detto. Questo qua non vincerà perché è troppo lento, sostanzialmente. Purtroppo. Però, intanto, Fiammetta è stata devastata. Con calma e con eleganza, al costo... Tu lo sai, Fiammetta ti tassa una Lumberry. È fisso. E tu lo accetti. Va bene così. TM50, Circle Throw, una monnezza.
Ora lei che mi dice che il lavoro fa la madre, guarda, eh. Guarda, mo mi dice il lavoro della madre, sei pronto? Sei pronto, guarda. Guarda, mo ti dice che il lavoro fa lei, la madre, e tre quarti dalla palazzina sua. Ti dà i goggles. Capito? I goggles ti dà. Lo fa. Proprio lei. Icebeam da Norman, Icebeam da Norman, il problema è che ti si pone un dubbio. Blaziken il pollo definitivo. No, sì, in ogni caso andiamo su YouTube qua, ragazzi, perché la run è carina. Poi la prima long run che facciamo da tempi in memory, cioè, quindi non mi ricordo mai. Esatto, go 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 go, go. Qua. Ok. C'ho lo slave per caso? No. No. E niente, allora, sai qual è la questione di Norman? È che purtroppo non puoi setup, cioè puoi setupparti, ma c'hanno sempre un Pokémon. E di conseguenza, via giudizio divino nel caso, per forza. Sì. Anche se è tanto forte, Che dubbio si pone, scusa. No, appunto, cioè ti fa ti interessa. Vabbè, ma Judgment è fortissima, Ragazzi, ma quanto cazzo di vita aveva questo? Segna special defense. Oppure Blaziken il lumacone pippone. peraltro, primo, ora che stiamo. Per i ragazzi nuovi che ci stanno seguendo, che stamattina sono arrivati più di qualche follow, vi lascio due link. Discord, se volete, gruppo Telegram e canale YouTube. Tutti molto, molto attivi. Se volete, è per tutti. Sub, non sub, iscritti, non iscritti, follow, non follow. Il link ce l'avete là. E il primo nel Chinlong. Slooking l'hai sempre gettato giù, mi sa, senza setappare. Ecco, però non più. Mazza, questo quanto cazzo è lento. E ho cliccato per sbaglio su guida. Vabbè. Ah, su YouTube mi segui già da un po'. Grazie mille, caro. Sono contento allora che da YouTube sei passato a qua. Su Discord affinerà. Ah, certo, ci mancherebbe. Sono contento. Ma già da un po' io spero che tu non ti vedi i video sulla Roma. Sempre Pokémon parliamo. Perché se no, cioè, c'è una roba. Tu vedi, beh, io ho video sul canale che c'hanno migliaia di visualizzazioni quando facevo video sulla Magica. Ma io ti parlo di 10 anni fa, eh. Eccoci qua, ragazzi, alla fine. Eh sì, sei un botto simpatico, vedi se stima. Oh, grazie, grazie caro, grazie. Ma quindi è sì dai video della Roma, mi stai dicendo? O è sì Pokémon? No, anche quelli sulla Magica. GG. Bello, lì mi divertivo tanto. Tu pensa che... Tu che sei della Roma sicuramente lo conoscerai. All'inizio... Noi abbiamo fatto. Io ho cominciato a fare YouTube insieme a Sickwolf. Se tu vai sul canale di Sickwolf, come che se tu vai sul mio, c'è un'intervista che lui mi ha voluto fare. Perché io andavo veramente forte. 10 anni fa su YouTube facevo già le migliaia di visualizzazioni. Poi, chiaramente ai tempi non guadagnavi niente, non c'era tutto il mondo che c'è adesso. Però mi divertivo veramente tantissimo. Veramente, 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 veramente tanto. Però era proprio un modo anche diverso di fare YouTube. Cioè era proprio un altro mondo. Che hai fatto di male? Che ti obbliga a questa tortura? Cioè tu ti rendi conto, Borgan? La gente seria. Eccola la gente seria, non te. Nessuno. Bravo, bravo. Nega. Nega tutto. Non glielo dire. Allora qua. Allora, o gli dai la bacchina, perché tu setappi, lui ti fa un danno, tu ti riprendi vita, vedi quanta vita ti fa, nel caso dai energy root.
Sì, completamente diverso. Cioè, è diventato innanzitutto molto più professionale. Nel senso, poi io nella vita sono andato a lavorare nel cinema. Quindi facevi video sulla magia nel cazzo di Yu. No, quando la rubbe. Quando la rubbe, scusa, mi esce naturale. Quando la rubbe rubava a Torino, quando la Roma da 10 vittorie di fila riandava a Torino a mettergli il cazzo sulle palle e gli hanno fatto fare 3 gol irregolare. Sì, esatto, cioè, capito? Tipo, io mi ricordo il video che andò meglio, ma perché era quello con l'impatto mediatico più alto. Fu quello lì della Coppa Italia Roma-Lazio, mi ricordo. Ebbe una cosa come 30.000 visualizzazioni, 40.000 visualizzazioni. Io ho video con fatto montaggi e spezzoni di vecchi gol che hanno 500-600.000 visualizzazioni, ma non ci ho mai guadagnato una lira. Ma perché, ripeto, era un mondo proprio diverso, ragazzi. Però è una passione che, ecco, mi è sempre rimasta. A me piace tantissimo interfacciarmi con un pubblico che poi io so, vedi come sono, io familiarizzo tantissimo, o almeno cerco di farlo. Cioè, io tipo con Borgan, vedi, lui è un cretino perché è un cretino. Ma ci sentiamo. Ormai lui è un po' di giorni che non si fa sentire su Discord. Ci sentiamo tutti i giorni con Discord, su Discord, Norgon, Samuele, siamo sempre su Discord, Tommaso che mo sta al lavoro, un altro ragazzo. Cioè, con Sephiroth, ma tantissimi ragazzi. Ti voglio a YouTuber League. Guarda, a me, paradossalmente, a me un messaggino da paraculo a Sickwolf, ci ho sempre pensato a mandarglielo per dire Frama. Dai, fammi un po' di spam, però io queste cose non. E lui mi direbbe, conoscendolo tranquillamente, cioè, dai che sei tornato a fare queste cose. Sì, esatto, cioè, era appena nato. Tu da conto io. Paradossalmente facevo i video quando, cioè, quando cominciava gente come Yotobi, come. Allora, Bellossom, non l'abbiamo mai visto. Però devi tirarti un nasty plot. E lui fa withdraw. E allora ne approfitti. Sei greedy. Ecco qui, hai fatto un errore incommensurabile. Non è vero. Già stavo avvertendo uno psicodramma. Zoroark, Fiery Dance. E va giù. Boost all'attacco, più 5 di spa. Gastrodon, Judgment. Giù Gastrodon. Kingler, che fa Fire Blast perché è più veloce, ci procca la Berry. E allora fai Judgment. Catroia Palkia. Vabbè, ragazzi. È morto così. Con più 5 di spa. Attento a Perish Song quando setti sul primo. Vabbè, ma è morto prima. Chiaramente lui ha fatto Razor Shell Stab, ragazzi. Ho capito. E che devi fare? Razor Shell Stab da Palkia. Con spa più 5 non l'ammazzi con 100 di Judgment. Ma io di più che devo fare, ragazzi? Comunque, bella run. Bella run, andrà su YouTube. Quindi salutiamo tutti YouTube. Ciao amico YouTube, siamo qui per te. Ma raga, ma allora, il discorso qua, purtroppo, questa è una morte che io accetto. Ok, nel senso che questa è una morte da Kaizo. Cioè, hai trovato. Questo qua era lentissimo perché ho attaccato prima io. Quindi tutte le statistiche che poteva avere in speed non ce l'aveva e ce l'aveva da qualche altra parte. Ce l'aveva, sfortunatamente, che poi non lo so, nemmanco, secondo me. Esatto, il peccato è che non arriverà a Poli. Secondo me neanche aveva un attacco altissimo, ma ha fatto Razor Shell, che è una mossa fisica fortissima. Stab crittando. Esatto, 674 spa, 100 power e lui tanca. E quando fai così, ragazzi, fai batti le mani e la chiudi, cioè non è che. Cioè non te puoi inventare più di tanto. Purtroppo, succede, che devi fare? Però io ripeto, io una morte di questo genere la vedo come una cosa normale. Purtroppo, anzi, ringrazio il Signore che è arrivato fin qua. Qual è stato l'errore? Setappare a non setappare a più 6
lo special attack e farlo a più 5? Forse sì. Cioè, sul primo Pokémon avevo uno spot molto buono, magari per setappare ancora. Però lui ha fatto double team. E se lui mi fa double team, io devo per forza di cose attaccare. Perché se comincia... L'hai visto prima con Reshiram. Esatto. A me quello che mi dà fastidio è quando io perdo perché c'è qualcosa di fatto male. Perché questa è la Kaizo, questo è come deve andare una Kaizo. Perdi perché trovi Palkia, che giustamente cioè aveva, doveva esce la stab, doveva tankare e tutto quanto. Non è un errore che fai tu, capito? Anzi, io sono stato pure troppo greedy a fare Nasty Plot due volte sul primo, perché io bello sto, ma non l'ho mai visto ed è comunque un 500. Che se mi tira Scald, che se mi tira Idropompa, che se mi tira... Hurricane, quello che vuoi, ti disfanno.